Allora, abbiamo detto che dobbiamo tracciare il contorno dove appoggerà la forma. Siccome la larghezza è 4, però non è che è una misura standard, voi la potete fare di 4, di 5, di 6, però poi diventa troppo grossa. Io consiglio di 4 perché è una giusta misura. Prendete un tappo che abbia un diametro 8 all'incirca, un tappo semplice di un contenitore di vetro che abbia una forma ovviamente circolare. Prendiamo un appoggio, ora riposizioniamo la tavola. Ecco qui. Posizioniamo il tappo. In questa maniera qui. Ecco, e abbiamo i 4 cm. 3,9, 3,8, vabbè, ma va benissimo, che ci servono come bordo esterno della forma. Ecco, procederemo adesso al taglio della tavola. Allora, dopo aver passato con la raspa, andremo a rettificare il tutto, quindi lisceremo tutta la parte che abbiamo diciamo lavorato con la raspa. Abbiamo scontornato la prima parte, la parte esterna. Adesso procediamo a scontornare quella interna. Qua dobbiamo fare attenzione perché è la parte interna dove andremo a piegare le fasce, quindi deve essere più precisa possibile. Ecco, giusto per farvi vedere, ecco, questa poi sarà la parte che andremo a mettere, ecco, posizionata sulla solera. Prepariamo. Riprendiamo la nostra dima e andiamo a segnare i punti dove dobbiamo andare ad intervenire. Ecco, qua c'è un po' d'aria, quindi vuol dire che, ecco, sovrapponendola così, in questo punto bisogna andare ad abbassare questa parte qua. Ecco, come ho detto prima, dopo aver fatto questo lavoro di livellamento, utilizzeremo la carta abrasiva, quindi la carta vetrata, per lisciare la parte interna. Ecco, poi dobbiamo assemblare tutti e 4 i pezzi. Continuiamo a diciamo, dargli la forma alla carta vetrata. Imboccando e ogni tanto controllare con lo squadro. Abbiamo morsettato, anzi stiamo morsettando le due mezze sagome di forma. Ecco qui, le allineiamo bene bene perché andremo ora a praticare due fori, volendo anche tre, per poi assemblare il tutto. Cosa importante,
Successivamente prepareremo questi zucchetti che serviranno per alzare. Ecco, verranno messi più o meno così. E poi di sopra verrà sovrapposta l'altra metà. Ovviamente andremo ad allineare tutti gli zucchetti in maniera tale siano perfettamente in squadro, ecco, con la forma di sopra. Ecco, non preoccupatevi della sbavatura della colla perché poi la possiamo togliere tranquillamente. L'importante è allineare bene. Adesso invece faremo tre fori per fissare la mezza forma alla solera per mezzo poi di questi bulloni da 6 che andremo ad inserire da sotto. Sporgeranno qualche millimetro dalla forma e li andremo poi ad avvitare con dei bussolotti che andranno a scomparsa nel legno. Ecco, questi sono i bussolotti. E andremo a posizionare il bussolotto qui. Intorno sono state fissate le viti di ancoraggio nella solera per poi fissare con gli elastici il fondo, poi vedremo come.